da 170.000 euro. La busta con la parola vincente, le professoresse già lì che mi aiutano e mi aiuteranno, e speriamo si possa brindare, festeggiare, ma non diciamo niente per scaramanzia. Il campione, non ci crederete, è sempre lui. Io lo dico scherzando, ma con una stima veramente infinita, ma da parte di tutta la famiglia dell'eredità, il nostro Massimo. Prego la cuffia, non ti distraggo dicendoti i tuoi record, le ghigliottine sono ormai un'infinità, i tuoi record. Puntiamo a questa ghigliottina da 170.000 euro. Se avete piacere anche voi da casa, provate a scegliere le 5 parole e poi a trovare quella che le lega tutte. Vediamo, si parte, ghigliottina. Amore. Errore. Amore. Ghigliottina. Era giusto l'errore, pensa. Ripartiamo con la seconda possibilità. Mettere. Vendere. Mettere. Ghigliottina. Sì! Il campione va sulla strada giusta adesso. Terza parola, potrebbe essere oro. Potrebbe essere ora. Ora. Ghigliottina. Sì, bravissimo. Quarta possibilità, difetto. Difesa. Difetto. Ghigliottina. Grido. Grado. Grado. Ghigliottina. Sì, giocheremo per 42.500 euro. Massimo, le tue parole stasera: errore, mettere, ora, difesa, grado, un minuto da adesso. Dai! Se mi vedete, puoi levarti la cuffia, ci mancherebbe altro, Massimo. Se mi vedete dondolare lontano, vuol dire quasi di spalle dal campione, è perché mai mi priverei della gioia di, insieme a voi, di, come dire, scoprire la parola quando, tempo debito, non saperla prima allungando magari così il collo e guardando come a scuola, dice che ha scritto. Ho preparato la parola che, liberata dai sigilli del notaio, vale stasera 42.500 euro. La prossima estate. La prossima, perché arriverà. Ci arriverà, sarà, ci sicuramente. Sarà. E io girerò con una maglietta che mi farò fare apposta con su scritto: da casa è molto più facile. Assolutamente. Allora, adesso. Io, Sara, Ginevra, tutti da casa, tutti a fare il tifo, mentre stai per girare la parola, che stasera vale 42.500 euro, e tu hai scritto calcolo, calcolo. Errore di calcolo. Perfetto. Calcolo dell'ora, magari certo. se si viaggia, bisogna calcolare un fuso orario. Quando quindi... tornerai a viaggiare per lavoro e a raccontare nel mondo l'arte e la storia, c'è che fuso orario è? Fammi calcolare, fammi fare il calcolo dell'ora, perfetto. Esatto.
La difesa in un processo sicuramente farà anche dei calcoli. Calcolo? Senza dubbio. Mettere un calcolo è un'espressione che non ho mai sentito. Ma che coniamo stasera. Ma che nascerà oggi. Amiche e amici dell'arrampicata, non solo della ghigliottina, da stasera sì. Si può mettere un calcolo. Sì. E poi il grado, non lo so, non mi... Il grado di un calcolo? O il calcolo di un grado? Calcolo di un grado, dice, bravo. Si avvicina, sì. Uno in divisa. Esatto. E uno dice, devo fare il calcolo del grado. Cos'è, un generale, un colonnello? Sto facendo il calcolo del grado mentre si avvicina. Bravo, uno bene. Conta le strisce. Certo, le stellette, certo. Perfetto. I giri di bitta, se parliamo della marina. Quindi, errore di calcolo, mettere il calcolo, calcolo dell'ora. Il calcolo in difesa oppure la difesa di un calcolo, perché se uno fa 3 più 2 difende il fatto che faccia 5. E poi calcolo del grado, ghigliottina vincente. Preparatevi, professoressa, a festeggiare. E l'arrampicata termina così. Perfetto. E... errore. Mettere ora, difesa, grado. E ricordando alle amiche e agli amici dell'eredità che da casa... la maglietta che lancerà sul mercato della moda Massimo da casa è tutto più facile. Io ti aggiungo in omaggio dente. E comunque ricordandoti che hai parlato di una difesa e quindi il calcolo di difesa, cioè sei passato vicino, io ti aggiungo dente per giocare insieme, perché non mi stanco mai di giocare con te, ma tu ci sei passato in maniera, come dire, proprio limitrofa. Eri limitrofo quando sei andato lì in tribunale per la difesa del calcolo, il calcolo di difesa. Quella difesa dov'è? È la difesa in... o anche il grado. È il grado di, poi il dente, e quindi è... è il dente del giudizio. È tesoro mio. Grado di giudizio, il tribunale, primo, secondo, terzo grado. Difesa in giudizio, una valutazione soggettiva in base a dei fattori morali, emotivi. Oh, quello colto sei tu, l'ora? L'ora del giudizio. All'Apocalisse. Appunto. Che insomma, anche opere d'arte, no? Mettere giudizio? È quello che farò quando finalmente inizierò. Ma no, ma sei bravissimo, non è che qua. Questo è da ragazzo, guarda, torna presto, è ora di mettere giudizio, che fate la notte in giro. Errore di giudizio, che poi non giudichiamo e non saremo giudicati, se proprio uno deve poi giudicare, proprio poco poco. Comunque l'errore di giudizio c'è, valutare appunto in modo errato, mettere giudizio, l'ora del giudizio. Difesa in giudizio, il grado di giudizio, qua non c'è giudizio, qui c'è un lungo infinito applauso per un campione straordinario che stasera ha sbagliato il calcolo perché ha scritto calcolo e invece bisognava scrivere giudizio, ma l'applauso e la stima. Guarda...